Oh, oggi vogliamo partire, cioè voglio partire con questo set di denari spaccando in due il pubblico. Da una parte adattando questa carta a chi non ha fatto niente nell'ultimo periodo e vuole lanciarsi in un progetto. Progetto può significare tante cose: lavoro, un'impresa, un viaggio, una dieta, la palestra e via dicendo. Secondo gruppo di persone, chi invece il progetto lo ha già avviato da tempo. Ci sta già lavorando da tempo, ma i risultati non si vedono, non ci sono. Dove sono? Quindi, se fai parte del popolo che dice è settembre, inizio ora, allora fai benissimo perché il 7 di denari ti supporta con caparbietà e dinamicità in quello che stai facendo, nella consapevolezza che i risultati potrebbero essere un pochettino più in là rispetto a quello che ti aspetti. Insomma, breve termine, no. Tuttavia, questa consapevolezza non ti deve scoraggiare, anzi, deve essere una sorta di spinta propulsiva per fare sempre meglio, nella consapevolezza che la perfezione del tuo fine a monte non c'è mai. Quando tu hai un'idea che vuoi raggiungere qualcosa, tu ti vai a conformare l'idea, ma questa idea non sarà mai perfetta. Quindi è nel progresso, nel processo, nel cammino che tu vai pian pianino a perfezionare quella che è la tua idea, è un po' quello che ti devi godere. Quindi non aspettarti il frutto prima di aver piantato, vai e datti da fare. Se invece fai parte delle persone che dietro a questo progetto ci sta da tanto tempo e purtroppo i benefici non si fanno vedere, nel tuo caso fermati un attimo e cerca di valutare questa cosa. Dove stai dando la tua attenzione, nel senso in quale aree della tua vita, della tua esistenza, in relazione alla tua idea e al progetto, stai dando maggiore attenzione? Perché molte persone hanno un'idea generale, un obiettivo, e poi iniziano a fare cose senza senso, che ha più a che fare con un tenersi indaffarati che raggiungere l'obiettivo. Automaticamente chiediti: è davvero tutto indispensabile quello che sto facendo, oppure posso togliere qualche attività senza alterare il quadro generale? Ovviamente questa domanda te la sto facendo in modo sincero e la risposta dovrà essere sincera, non può essere come, non lo so, un malato dal cumulo al quale chiedi: ti è utile tutto? Tutto è necessario? Sì, è tutto necessario. Ma è una lattina finita nel 92 ancora per terra? No, ma sai, mi sa. Quindi ci può essere qualche attività che puoi sottrarre al quadro generale e non alterare comunque il tuo progetto? Perché se ci stai dietro da tanto e i risultati non sono ancora venuti, per me la risposta è sì. C'è qualcosa che puoi togliere. In definitiva, amico, amica, amici, questo set di denari ci può accomunare tutti sotto un tratto distintivo: l'azione decisa ma generosa, la dinamicità, la caparbietà e il non perdersi d'animo. Detto questo, siamo pronti? Vai!